Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio parlarvi di InShot, un'applicazione per Android e per Apple. Sicuramente qualcuno di voi la conosce già. Io volevo elencare un po' le basi di questa applicazione che io uso molto spesso per fare video, in movimento, quando sono in giro, e si fanno dei bellissimi video, si fanno dei montaggi molto molto carini. Le basi sono queste, la prima schermata è questa, io ho la versione gratuita, ma è possibile fare l'upgrade per avere la versione quella premium con tutte le funzioni sbloccate, ma già la versione gratuita offre tantissimo. La prima schermata quindi vi dà video, foto, collage e poi i vari materiali che il sistema vi fa scaricare. Tra l'altro, se noi andiamo su materiali e facciamo sblocca, basta vedere un video nella versione gratuita e li abbiamo. Comunque, andiamo alla prima cosa principale. Io vado su video, nuovo, e la schermata che mi compare è questa, con le mie foto, i miei video, oppure già dei materiali pronti che ci dà direttamente il sistema di InShot. In uscita, le transizioni, l'atmosfera, social, green screen, colpo vuoto, vedete quante cose ci sono, foto, festival con InShot. Quindi se noi, non lo so, ci piace questa immagine qui, la andiamo a scaricare e la andiamo a mettere. In automatico si apre la schermata. Importante sapere che dove c'è nel video il logo di InShot, se noi facciamo X, basta vedere un video gratuito. Per cui adesso noi andiamo a lavorare, che ne so, su questo progetto, tela. La prima cosa che vediamo è tela. Che cos'è tela? Possiamo andare a scegliere le nostre dimensioni. Non so, una storia di Instagram, un post, un video su YouTube, TikTok, poi ci sono mille altre cose. Comunque, solitamente io scelgo questa qua, che sia storia Instagram sia per fare i YouTube Shorts, molto comoda. Le tre funzioni sono proporzione, lasciarla così, pizzica, ingrandisci, oppure faccio zoom. Quindi abbiamo superiore, adattarsi, riempimento, inferiore. Noi lo lasciamo adattarsi, se facciamo zoom vedete che cambia. Sfondo possiamo decidere noi se inserire uno sfondo direttamente, quindi andando, scusate, si era persa la schermata. Vi ricordo che faccio tutto in diretta e non programmo niente, quindi andavamo a scegliere lo sfondo o scegliamo un colore così classico, andiamo a sceglierne altri. Possiamo scegliere questa struttura qua e lo teniamo così. La seconda parte è la musica. Abbiamo gli effetti che già il sistema ci dà, popolare, quindi non lo so, questo qua è la porta, ma questo qui, quindi li scegliamo tutti gli effetti, animali, uccelli, aerei, insetti, risata, tutto quello che vogliamo noi. E li abbiamo, musica, o abbiamo della musica noi importata, o se no abbiamo direttamente qui altre musiche da inserire direttamente all'interno del nostro progetto, oppure registriamo. Quindi musica, effetti, registra. La terza voce è stickers, quindi io vado ad aggiungere uno stickers che ho qui che mi piace, quindi non so, vado ad aggiungere questo e lo metto qui, oppure posso anche aggiungere una GIF, quindi scriverò la GIF che sto cercando e ci posso mettere anche questa, o se no ci metto questo. Scelgo in base al mio gusto, quindi questa per cancellare una cosa che abbiamo magari sbagliato, X, e io ci metto questa qua. Per cui nel progetto possiamo trascinare, vedete? Io trascino e lo voglio inserire così,
oppure lo voglio inserire in tutto il progetto, quindi fino alla fine. Successivamente do l'ok. Se noi facciamo partire, vedete che rimane così. Vogliamo aggiungere un altro stickers, non lo so, bocca. Io sto inventando, ve lo dico chiaramente, quindi bocca, vediamo un po' se c'è una cosa simpatica, vediamo, ci potrebbe essere, se non è qua, lo troviamo su, vediamo, subscribe, birthday, in love, c'è di tutto di più. Comunque, se non lo troviamo qui, lo andiamo a cercare anche in quelli che il sistema ci ha dato. Vedete? Comunque, io adesso provo a cercare Mouth. Ho la possibilità di scegliere anche uno stickers, se voglio. Scrivo Mouth in inglese. E non lo so, mi prendo questa. Quindi me la piazzo qui. E questo potrebbe essere l'inizio di un progetto. Ovviamente lo allungo fino a qui e quindi vedete abbiamo creato una cosa simpatica. L'altra funzione è il testo, quindi io voglio scrivere buona giornata, lo scrivo qui e lo posso anche questo allungare per tutto il progetto. Successivamente vado sulla voce modifica e mi posso modificare tutto quello che voglio, quindi abbiamo il carattere, il colore, cambiarlo in questo modo sfogliando qui oppure non mettendo niente, ombra, etichetta, quindi possiamo mettere un'etichetta. Se ci piace, cambiamo e lo facciamo così. Opacità la possiamo fare così e diamo l'ok. A queste cose noi possiamo anche poi aggiungere degli effetti e delle animazioni. Per cui già un progetto del genere è simpatico. Ovviamente dobbiamo aggiungerci qualcos'altro, quindi faremo più video oppure vuoto. Se noi facciamo vuoto, qui ci andiamo ad aggiungere delle immagini nostre, ok, quello che abbiamo, oppure ci andiamo a inserire uno stickers o una GIF, non lo so, io metto wow, ok, quindi vado nel progetto, lo allargo un po' e avrò questa cosa qua. Quindi do l'ok, va avanti, poi posso scegliere anche la durata, vi farò vedere, e poi wow. In questa matitina io posso scegliere le transizioni. Qua imposto la durata, più secondi, meno secondi, qua c'è un'altra transizione, qua ce n'è un'altra, oppure così. Quindi posso andare a giocare su mille cose, vedete la transizione e l'ha fatta così. Per cui quando vogliamo andare a modificare il testo ci andiamo sopra e ci clicchiamo e facciamo modifica. Andiamo a modificare questo, lo vogliamo un po' più lungo e facciamo così. Vogliamo modificare la durata di questo clip, andiamo su durata e mettiamo meno secondi. Vogliamo modificare la durata di quello uguale su durata, per cui andando a vedere vedete che dura meno e in automatico c'è questo. Il testo possiamo anche non metterlo tutto, lo mettiamo solo qui perché c'è già e diamo l'ok e non ci sarà più il buona giornata, dobbiamo stringerlo ancora un po' e voilà. Questo è un esempio. La prossima volta vi porto nell'altra parte che sono i filtri, pip e tutto quello che c'è sempre su InShot. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un like, commentate, se avete delle domande o volete avere altri tutorial oppure
avete dei dubbi su alcune cose, scrivetemi, commentate. Intanto vi auguro una buona giornata.